Quasi 500 coristi di oltre 30 formazioni hanno riunito le voci in una produzione unica nel suo genere. Il secondo fine settimana del Festival dello Spirito ha infatti trovato il proprio filo conduttore nella musica intesa come strumento di espressione e condivisione della parola, con un concerto in cattedrale diretto da Monsignor Marco Frisina. Gente che viene da esperienze diverse corali, da paesi diversi, da luoghi diversi, ma la musica può riunirli. Questo è il miracolo che può fare la musica. La musica può unire cose diverse, lontane, sconosciuti che si incontrano per la prima volta, perché riesce a amalgamare ciò che normalmente altre cose non fanno. Ed è la musica, io credo, potrebbe aiutare il mondo a unirsi. È davvero un evento straordinario che dice la partecipazione delle nostre comunità, delle nostre parrocchie, ma dice la vitalità che c'è nelle nostre comunità riguardo alla musica sacra. Festival dello Spirito, organizzato dal Club Serra Arezzo, ha in programma un intero mese dedicato alla diffusione della cultura della fede e all'importanza della riscoperta della vocazione personale. Proiettato verso gli ultimi due fine settimana, tra sabato 16 e sabato 23 marzo, proporrà un ciclo di iniziative tra arte, teatro, cinema, letteratura e comunicazione. Ci siamo ritrovati soli, in assenza di risposte, quindi piano piano le persone hanno cominciato a porsi domande, e allora un festival come il nostro probabilmente non ha le risposte giuste, ma pone domande, crea luoghi in cui poter riflettere attraverso l'arte, attraverso il dialogo, attraverso la parola. Poi c'è chi gli darà come nome Dio, c'è chi lo chiamerà spiritualità, chi lo chiamerà etica, ma sta di fatto che viviamo in un momento di vuoto, e allora viene forte il desiderio di riempire questo vuoto.